dare la parola per le conclusioni alla referente delle sardine calabresi, cioè a Jasmine Cristallo, che anche se ricordate è promotrice di quella bellissima iniziativa che accolse a Catanzaro e in Calabria l'ex ministro Salvini, la rivolta dei balconi, che ricordava tanto la rivolta dei ragazzi di Locri di un tempo dopo l'omicidio Fortunio. Non posso non chiamare per un saluto brevissimo uno dei simboli della sinistra della nostra regione, cioè Peppino Lavorato. Lo faccio anche per un fatto sentimentale, perché a Peppino mi legano ricordi indelebili. Peppino, l'invito che ti faccio ovviamente ad essere premio. Grazie. La manifestazione di questa sera in questa piazza Ariace, io la sto vivendo come un fatto naturale, una conseguenza delle cose, perché il profumo di aria pulita che porta con sé questo movimento che da qualche mese sta risvegliando nelle piazze italiane i sentimenti migliori del nostro popolo, questo profumo di aria pulita io l'ho respirato quando sono venuto la prima volta a Riace, tanto tempo fa, e mi sono affacciato da una ringhiera e nella sottostante piazzetta ho visto giocare insieme, rincorrersi felici, festanti, bambini che avevano tutti i colori della pelle umana. Uno spettacolo che non ho più dimenticato. E quando mi sono avviato dentro i vicoli ed ho visto sorgere botteghe artigiane gestite da ragazze con la pelle nera e ragazze con la pelle bianca, profughe che fuggivano dai paesi delle guerre, della violenza, della povertà, e ragazze nate a Riace, nei paesi vicini. E quando ho saputo che risorgevano nelle campagne attività che da tempo erano state dismesse, e poi che riaprivano le scuole, gli asili a Riace. Ecco, questo è il prodotto di quell'attività intelligente e generosa che ha compiuto a Riace Mimmo Lucano e tutti i suoi collaboratori. Questa è l'impegno che Salvini e i governi della destra vogliono distruggere. Noi dobbiamo continuare a difenderlo e a svilupparlo, a diffonderlo. E chiudo dicendo che il profumo di questa sera io l'ho respirato a pieni polmoni e vi ringrazio di avermi fatto respirare a pieni polmoni questo profumo di libertà, di aria pulita, perché voglio conservarlo nei polmoni
per l'impegno e per la battaglia del tempo che mi resta. Grazie Peppino.